Quest'oggi parliamo di partecipazioni. Infatti, sapete che per ogni coppia c'è una partecipazione, la propria partecipazione, ed è importantissima l'essere accompagnato da una professionista che sia in grado di consigliarvi. Allora, ad esempio, vi racconto quello che mi è successo pochi giorni fa. Paolo e Silvia sono venuti da me, accompagnati dal loro figlio, Filippo, un bambino di 4 anni, e mi hanno chiesto una partecipazione che li rispecchiasse. Questi sono alcuni degli esempi di partecipazioni che potremmo mostrare ad una coppia come loro. Si sposano mamma e papà. Ecco che l'annuncio quindi viene fatto dal figlio Filippo. Qui abbiamo anche l'esempio di una possibile femminuccia. Ce ne sono tantissimi, perché questi sono i casi più che oggi incontriamo molto spesso, e quindi tantissimi esempi che però si sposano con la personalità dei due sposi. Ad esempio, questo stile è sempre molto semplice, fresco, sbarazzino. La coppia che è venuta da me era una coppia così giovane, così fresca e così spontanea, e mi ha anche intenerito, perché comunque il wedding planner è una persona che ha di fronte delle altre persone, quindi deve proprio approcciarsi con l'umano che vede di fronte, e queste persone così giovani e fresche avevano bisogno di un oggetto che li rappresentasse al meglio. Quindi hanno scelto questa partecipazione, che è poi in, adesso ve la faccio vedere, che è intinta proprio con il tema di tutto il matrimonio. E infatti abbiamo scelto un colore che rispecchi proprio tutto il tema del ricevimento, per cui tutte le fasi del tableau de mariage e degli allestimenti rispecchieranno questo colore, appunto.